Ciao ragazze, allora, mi chiedete spesso dei consigli su prodotti, che volete comprare, consigliami uno shampoo, consigliami. Io come al solito, se non ho provato il prodotto, diciamo, più di dirvi un pochino, secondo me l'inci com'è, andarmene per un'idea, però più di tanto non è che ve lo posso consigliare se non l'ho provato. Quindi quando provo un prodotto ci tengo tantissimo a consigliarvelo, sempre per la questione di fare acquisti, giusti, diciamo. Non solo eco bio, quindi con ingredienti buoni e naturali, ma anche che funzionino questi cosmetici che dobbiamo comprare. Quindi voi anche su Facebook mi chiedete spesso che shampoo usi, che crema mani posso comprare, che crema. Voi, io vi dico sempre guardate il video, perché io qualora trovo un prodotto che per me è buono e lo uso con soddisfazione, io faccio sempre un video, quindi ve lo comunico sempre, insomma, le cose positive ne parlo sempre, proprio per spargere la voce e per appunto comunicarvi che mi sono trovata bene, quindi per consigliarvi. Quindi ve lo dico anche su Facebook, guardate, cercate tra i video, guardate i video, perché i prodotti che io uso e le cose con cui mi sono trovata bene e che per me sono ok, io lo dico sempre, faccio sempre un video. Però comunque io anche su Facebook ho piacere di consigliarvi, eccetera, quindi potete anche scrivermi, assolutamente non c'è problema, anzi è una cosa che mi fa piacere. Proprio ultimamente quindi mi è stato detto da una ragazza, mi consigli una crema mani e calzi proprio a pennello, perché sto provando una crema mani davvero davvero ottima, te la faccio vedere. Allora, ve la faccio vedere, questa crema è fantastica. Allora, adesso vi spiego. In effetti questa crema l'ho ricevuta da Amici di Natura, che è un sito online da cui si può acquistare completamente, completamente eco bio e naturale. C'è una grossa vastità di scelta di marche, tutte però affidabilissime. Non troverete nessun inci cattivo, ingredienti non naturali, assolutamente niente. Io sto provando un po' di prodotti e conto di farvi anche una recensione di altri prodotti se vi interessano. Fatemelo sapere in un commento che ve ne parlo delle cose che per me sono ok, magari anche per consigliarvi. Però vi dico già che in tutto il sito, che appunto Amici di Natura, vi metto anche il link nel box informazione, potete andare tranquilli, perché veramente c'è da fidarsi. La filosofia è completamente eco bio, rivolta al benessere non solo della persona ma anche dell'ambiente, della natura, quindi ok anche dal punto di vista ecologico. E poi se magari vi guardate un po' il sito e avete bisogno di consigli, anche sulla mia pagina di Facebook, insomma, possiamo insomma scambiarci consigli, eccetera, assolutamente mi fa piacere. Allora, veniamo a questa crema. Questa crema si chiama, è una crema di Alchimia Natura, Mediterraneo si chiama, e ci dice crema trattamento intensivo mani e unghie con limone e olio extravergine di oliva biologico. Allora, questa crema davvero contiene limone e olio extravergine d'oliva, ve lo dico perché non è sempre così. Molto spesso quello che c'è scritto qua non è, non rispecchia l'inci, quindi gli ingredienti. Questa crema è totalmente naturale e ha un profumo fantastico e veramente davvero idratantissima per le mani. Allora, io penso che l'abbiate capito che sono un po' una maniaca della crema per le mani. E io non solo d'inverno, anche d'estate la spalmo in continuazione, perché ho le mani secche, perché mi piace, insomma, è uno dei cosmetici che preferisco, la crema per le mani. E per me la crema per le mani, cioè, è proprio un'arte, perché per me deve essere non solo idratante e funzionale, ma deve essere anche piacevole, quindi deve avere un buon profumo, mi deve lasciare un buon profumo sulle mani, non mi deve ungere, insomma, ho abbastanza parecchie pretese. E vi dico l'inci, che dà veramente, veramente magnifico da incorniciare. Allora, contiene acqua, olio d'oliva, quindi guardate a che posto è l'olio d'oliva in questo inci, proprio come ci dice da etichetta, quindi la sincerità più assoluta di questa etichetta. Olio d'oliva dopo l'acqua, quindi il primo ingrediente. E poi olio di mandorle dolci, ottimo, ottimo anche per le mani. Questa crema va bene per mani e unghie, perché olio di oliva e mandorle dolci sono anche
anche rinforzanti per le unghie. Lo sappiamo noi che abbiamo fatto l'olietto, quello che ci siamo messi nello smalto, con oliva, mandorle dolci e limone, quindi ottima anche per le unghie. Oltre che l'olio di oliva e di mandorle dolci, sono anche idratantissime, emollienti, nutrienti proprio per la pelle delle mani. Poi c'è il gel d'aloe, sempre certificato di agricoltura biologica, eccetera. Quindi gel d'aloe al terzo posto dell'INCI, che sappiamo che è lenitivo e bla bla bla. Poi c'è etilalcol, va bene, questi qua sono degli emulsionanti in effetti. Poi cos'altro c'è? Hydrolyzed wheat protein, le proteine del grano che anche fanno bene alla pelle. Poi c'è il miele, questa crema contiene miele, quindi che sappiamo che è un ingrediente emolliente, totalmente naturale, eccetera, che dà luminosità alla pelle. Poi c'è tocoferil acetato, quindi la vitamina E, poi ci sono altri diciamo emulsionanti, tutti comunque naturali, glicerisse arato, cetirarco, tutti verdi. Questa crema ha tutti ingredienti verdi. Poi c'è Citrus Medical Limon Oil, cioè praticamente c'è olio di limone, quindi limone che sappiamo ottimo, ottimo per le unghie e rinforzante per le unghie e anche per le mani, perché ha un effetto anche illuminante, schiarente sulla pelle, quindi per quanto riguarda le macchie. Tocoferolo, lecitina, quindi vitamina E, lecitina, citric acid, va bene, tutte cose naturali, xanthangum, un addensante naturale, e conservanti totalmente naturali. C'è questa crema d'agricoltura biologica, olio essenziale naturale al 100%, naturale, chi vogliamo di più? Naturale, ecologica, davvero funzionale, ingredienti ottimi, proprio adatti per le mani, e infatti poi ci dice qua, mani e unghie, quindi proprio adatta anche per le mani e le unghie, e ci dice crema nutriente intensiva per mani con olio extravergine d'oliva e mandorle dolci che rinforzano e lucidano le unghie. Ed è vero, limone, mandorle dolci e oliva rinforzano e nutrono le unghie, lucidano, lo sappiamo, miele, aloe e limone per schiarire e addolcire le mani e lo spirito. Questa è una crema alimentare, ci dice, adatta anche durante la preparazione di cibi perché contiene tutti ingredienti naturali. Il miele, il limone, l'olio d'oliva, cioè questa è una crema davvero naturale al 100%, ed è una crema che si può usare anche in cucina, magari ad esempio io la vedo un'idea carina per regalare alla mamma, ad esempio mia mamma ad esempio, che magari sta in cucina, tocca verdure, cose, magari vuole togliersi l'odore di qualcosa dalle mani, questa crema la si può mettere e mentre che si preparano i cibi, assolutamente, perché comunque è una crema naturale, non contiene nulla di chimico. Anche per esempio quando si cucina, magari si toccano verdure, non lo so, come le cipolle, i carciofi, che possono lasciare delle macchie sulla pelle oppure degli odori sgradevoli. Con questa crema il profumo è assicurato, perché adesso io ve la faccio vedere, ma ragazze mi dispiace tantissimo che non ve la posso far sentire, perché ha un odore, io non lo so, bellissimo, bello, bellissimo. Prima di tutto, la cosa bella di questa crema è che 100 ml, vedete, è un bel barattolone. Io di solito le creme le ho sempre più piccoline. Questa qua invece è 100 ml e sono contenta perché quando io mi compro la crema subito mi finisce. E invece questa qua, magari se la comprate vi dura di più, insomma, perché è più grande e quindi non vi viene la paranoia che poi subito vi finisce, eccetera. Quindi va bene proprio per chi ama la crema per le mani, ed è una crema ottima anche d'estate, perché adesso ve la faccio vedere, non unge affatto, cioè praticamente questa crema, guardate com'è bella, è morbidissima, cioè la spalmate e praticamente si assorbe una bellezza. Vedete? Guardate, si assorbe sulle mani e ve le lascia idratate, morbide, profumatissime e assolutamente non unte. Quindi io la trovo una crema fantastica anche d'estate. Anche perché, a parte il fatto che non mi unge, quindi ad esempio io mi spalmo la crema, voilà, ho fatto, ho le mie mani che sono morbide, idratate, però non unte, quindi posso fare, posso toccare, posso fare altre cose perché non ho le mani unte che devo aspettare tanto tempo che si asciughino. Basta, e le mani sono idratate, profumatissime, perché profumano di limone in una maniera incredibile, c'è cioè un profumo dolcissimo di limone,
Bello, bello fresco, cioè questa qua è per me, secondo me è ottima per l'estate perché vi ho detto, oltre al fatto che non unge, ha un profumo anche fresco e diciamo agrumato, proprio fresco estivo. Piacevolissimo, che vi toglie tutti gli odori dalle mani e vi lascia questa sensazione di freschezza e questo profumo appunto totalmente estivo. A me mi ricorda tanto la granita, sì, la granita al limone, bello, bellissimo, fresco, mi piace tantissimo. E la cosa carina di questa crema, anche come avete potuto notare, che non contiene glicerina. Io non sono contraria alla glicerina, però so che molte persone, diciamo, a molte persone non piace la glicerina nella crema e alcune persone sono allergiche. Quindi questa qua va bene anche per voi che, diciamo, siete allergiche alla glicerina, però questa qua vi idrata comunque, anzi, veramente idratantissima. È veramente un trattamento proprio intensivo, idratante per le mani, restano morbide, belle, profumate. E va bene anche per l'estate, perché appunto non è una crema pesante da poter utilizzare solo d'inverno, eccetera, ma anche d'estate perché comunque è profumata e non unge la pelle, come vi ho detto. Quindi questa crema per me è proprio un prodotto sì, ok, un prodotto proprio ok, sia dal punto di inci come avete visto, sia dal punto di vista di funzionalità, perché è veramente ottima. Quindi non è solo l'inci che è naturale, c'è cioè anche una crema proprio efficace, semplicissima, naturale, ma davvero davvero efficace e bella. Quindi io questa qua ve la consiglio come crema per le mani e vi lascio il link di Amici di Natura nel box informazione e che oltretutto la ragazza che lo gestisce, Simona, è una persona davvero fantastica, gentilissima, disponibile, la potete aggiungere anche sulla vostra pagina di Facebook e la troverete anche tra le mie pagine fan. Amici, è disponibile. Se leggete la filosofia su Amici di Natura, state veramente veramente contenti che ci siano persone che lavorano proprio per la salute e la bellezza della gente e per rispettare la natura e gli animali in tutto e per tutto. Quindi è davvero affidabile, insomma, come sito, quindi. E poi le spese sono basse, insomma, per me è valido, insomma. Poi se volete sapere cosa ne penso degli altri prodotti, perché comunque non c'è solo Alchimia Natura in questo sito, c'è anche la Thea, c'è la BioHearth, c'è l'Officina Natura. Nature, la Fitocose, insomma, ci sono tante marche, tutte ovviamente valide. E sto provando anche con molto piacere il Gassul, che non l'avevo mai provato e spero che si pronuncia così, che è l'argilla appunto quella che si usa per lavarsi. E infatti, se vi interessa, vi faccio il video. E poi sto provando anche l'olio di cocco che è fantastico e altre creme, in particolare una per il corpo e un siero per il viso che mi stanno piacendo molto. Vari oli, eccetera, insomma, e anche dei saponi fatti a mano davvero carini. Insomma, se vi interessa un po' con le mie ricette, fatemelo sapere che ve ne parlo senz'altro. E quindi con questo vi saluto e spero che vi sia stato utile. Vi mando un bacione grande. Ciao!